La conferenza del Bahrein è destinata al fallimento, ne è convinto il presidente dell'autorità palestinese Mahmoud Abbas. Non vedo come possa produrre dei risultati il forum, perché il piano è stato ideato partendo da un errore, ha detto da Ramallah Abbas. A proposito del piano economico da 50 miliardi di dollari per il Medio Oriente anticipato dall'amministrazione di Donald Trump. Non vogliamo diventare servi di Kushner e Friedman e non accetteremo il loro piano. Non accettiamo l'America come unico mediatore in Medio Oriente. A introdurre il progetto Pace per Prosperità, che prevede la creazione di un fondo di investimento globale a sostegno delle economie della Palestina e dei paesi circostanti, sarà il genero del presidente Jared Kushner. Il fondo dovrebbe essere il pilastro economico su cui poggia il piano di pace USA per Israele e Palestina, ma è già stato bollato come irrealistico e illusorio dalle autorità palestinesi. Abbiamo bisogno di denaro e abbiamo davvero bisogno di assistenza, ha detto ieri Abbas, ma prima di tutto abbiamo bisogno di una soluzione politica. Solo dopo potremmo dire: caro mondo, vieni ad aiutarci, siamo pronti a ricevere aiuto.